Ivano Masiero. Palla a te. Grazie. Tanto un tema che chi ha avuto l'intuizione di mettere questo tema sotto a questa giornata è il fatto che possa avere l'opportunità di prendermi un quarto d'ora, 20 minuti con voi. Ieri lo scriveva Roberta Zantedeschi, ieri 24 ore fa più o meno. Ci sono momenti in cui si ha l'opportunità, in maniera magari intenzionale, di fare retrospettiva, no? Tipo, proprio ti prendi il tempo per guardare indietro e mettere insieme un po' di pezzi, e in questa occasione io ho provato a farlo, quindi sentirete un pezzo di quello che sono, che ho fatto negli ultimi 10 anni attorno al tema dei valori. Guarderò il tema dei valori sotto 3 lenti. Il primo è il valore rispetto ai prodotti, servizi e le esperienze che vendiamo, e il secondo sarà valore rispetto a proprio economico, e il terzo sarà valore rispetto proprio a piattaforma di valori e principi guida che ci danno la possibilità di avere una rete anche per decidere cosa è bene e cosa è male nella direzione anche professionale e relazionale che abbiamo attorno a noi. Lo farò però inserendo una peculiarità di come è nata il mio essere freelance. Io sono freelance dal 2013, adesso vi racconterò un paio di pezzettini che riguardano questi 10 anni, e la mia peculiarità è che l'ho fatto fin da subito insieme a un'altra persona, che adesso è tipo un socio di fatto, ma siamo, al momento non c'è azienda, ci sono 2 partite IVA, ma siamo diventati un duo, che però è diventato a un certo punto anche una piattaforma, tant'è che il talk di oggi l'ho intitolato Da solista a piattaforma di collaborazione. 2008, mi laureo, ho fatto ingegneria informatica qui a Padova, però una vita quasi normale. Dico questa cosa perché i primi anni dopo la mia laurea li ho passati, in realtà, ve lo dico perché questa cosa ha formato anche il sistema valoriale che è arrivato dopo. Ho lavorato dentro un gruppo di ricerca qui a Padova, all'università, quindi sono stato dentro, erano anni in cui stavo dentro un gruppo di ricerca, quindi mi sono allenato, credo, a quella roba che è tipo la scrittura collaborativa di articoli scientifici. Un articolo scientifico spesso lo fai a più mani, quindi ti devi interagire per co-creare qualcosa. Mi sono allenato alla sperimentazione, che è diventato un pezzo del mio manifesto di come approccio anche la complessità nel mio lavoro. L'altra probabilmente menzione speciale va che all'epoca studiavo al conservatorio, studiavo jazz, e quella roba lì mi ha raccontato probabilmente il tema dell'improvvisazione ragionata. Quindi, se avete mai visto come sono gli spartiti jazz, sono 50 note in tutto, dove però ci puoi costruire un mare di musica attorno, fatta però interagendo con altre persone. Quella cosa lì probabilmente mi ha stimolato anche il tema dell'essere piattaforma di collaborazione, che arriverà tra un po'. Nel 2013, dopo aver fatto anni di ricerca e un pezzettino, qualche anno in azienda dove in realtà avevo, in quell'anno lì, potevo passare da un tempo determinato a un tempo indeterminato. Mi ricordo proprio, avevo fatto un anno di esperienza, era un'azienda tipo parastatale, quindi proprio sembrava proprio il posto fisso, però ho fatto un anno e mi ricordo il giorno in cui sono andato da uno dei dirigenti e ho detto: io o appassisco o muoio, me ne vado. Ma perché in realtà in quell'anno lì probabilmente ho capito cosa non volevo fare, e nel 2013 mi ritrovo con Marco Dussin, che è quello a destra, che davanti a una birra mi dice: io in realtà aveva fatto un po', noi avevamo vissuto l'università insieme, quindi ci siamo conosciuti lì, abbiamo fatto ricerca insieme, poi aziende differenti, ci troviamo nel 2013, lui dice: sono in sovraccarico, voglio mettermi in partita IVA. Il mio essere freelance inizia da subito con Marco. Questa è una peculiarità mia, della mia vita, in cui ho creato in realtà una mia direzione professionale indipendente, ma anche supportata, ok, da un'altra persona. Quindi sono freelance, ma ho iniziato questo percorso suonando in duo con Marco. Iniziamo facendo sviluppo software, quindi ho fatto anni in cui facevo codice, abbiamo vissuto in coworking, e questa cosa ci ha portato in realtà a avere già delle relazioni di collaborazione anche con altri professionisti che stavano al tavolo accanto. E nel 2017 succede un punto di rottura anche col mondo del software, perché iniziamo a deviare dal software,
passiamo dal silicio agli esseri umani, perché nel 2017 succede che abbiamo lavorato a un progetto cicciotto, dove però succede questa cosa, succede che il cliente è insoddisfatto perché in particolare ci dice che quello che abbiamo consegnato secondo lui aveva valore, però probabilmente ci avevamo messo o troppo tempo o avevamo fatto troppo poco rispetto ai soldi che ci aveva pagato. Quindi questa roba qua ci è rimasta, ci ha segnati e ci ha fatto capire in realtà che probabilmente non stavamo, noi avevamo lavorato, ricordo, per quel progetto avevamo lavorato anche di notte, sapete quei progetti dove le scadenze che arrivano e che hai tanta roba ancora da fare che però magari hai messo a contratto, e abbiamo capito probabilmente che dovevamo iniziare a ragionare più in termini di valore e non tanto solo di artefatti consegnati. Questa cosa mi prendo un pezzettino per spiegarvela meglio. Qui c'è una slide con due termini in inglese che poi tradotti in italiano si assomigliano. Tipo output e outcome sa un po' di risultato, no? È qualcosa che arriva, giunge al termine di un processo. Se avete a che fare un po' con il mondo dell'agilità, questi due termini però hanno un significato ben preciso, perché da una parte è tipo l'output è la cosa che noi consegniamo, cioè proprio l'artefatto, è tipo se io vendo microfoni, ti consegno un microfono, ok? È il risultato di un processo. Outcome però è quella roba che il microfono riesce ad innescare, cioè io attraverso il microfono riesco a parlare a una platea ampia, cioè cosa riesco a fare con quel prodotto o quel servizio, cioè tipo se io il risultato del vostro di un buon copy, l'output sono scritte, ma l'outcome è il cambiamento che voi riuscite a convogliare attraverso dei caratteri statici, cioè tipo vi faccio un esempio base, se io bevo il caffè è un artefatto, è un oggetto, ok? Però se lo bevo perché voglio che quel caffè inneschi un outcome, cioè che tipo, boh, mi faccia stare meglio, mi risvegli il cervello, mi faccia iniziare bene alla giornata, ok? Seguitemi, perché adesso qui c'è stata, in quell'anno lì c'è stata un po' la svolta. Abbiamo provato a fare questo esperimento. Spesso noi vendiamo output, è tipo output first, cioè tipo che cosa mi dai? Ti do un sito web, ok? Questo è output, è l'artefatto. Ah sì, ma il sito web poi ti farà convertire, racconterà di te qualcosa. Però, e questo è una roba che vi suggerisco di sperimentare se non ci avete mai provato, dategli una chance, tipo rovesciate il pattern, partite dagli outcome e provate proprio a chiedere ai vostri clienti, tipo parlami prima di cosa vuoi, qual è l'outcome che vuoi raggiungere? Perché se partiamo dagli outcome possiamo chiederci in quanti modi possiamo arrivare a raggiungere quell'outcome. Cioè tipo quel caffè funzionerebbe così, se al mattino io dicessi io voglio qualcosa che mi faccia risvegliare, e poi la domanda è in quanti modi posso farlo? Ah, potrei fare una corsa, fare yoga, darmi due sberle sulla faccia e avanti così. Questa cosa tradotta, ed è il primo pezzo di questo mio racconto attorno ai valori, ci ha fatto diventare value driven, cioè tipo guidati dal valore e non guidati solo dall'output, solo dagli artefatti. Tradotto, abbiamo iniziato a scrivere nelle nostre offerte, c'è un paragrafo, il 90% dei nostri preventivi tra i primi punti ha proprio una slide con scritto valore, cioè qual è la promessa di valore attorno alle cose che tu starai pagando. Abbiamo iniziato a mettere soddisfatti e rimborsati alla fine dei preventivi, tipo se non riuscirò a convogliare il valore che ti ho promesso, cioè avere un impatto di valore, pagami la trasferta e i post-it e poi amici come prima. Questo vi racconta che per me, però il mio racconto, le parole poi, il dizionario che usiamo plasma la realtà che abbiamo attorno, quindi iniziare a parlare di valori inizia anche ad allenare le persone che tu hai davanti
a ragionare che non c'è solo output, ma c'è anche valore. Se vi interessa questo argomento, io non sono la persona giusta, ma c'è un libro e c'è una persona che è un amico, un caro professionista con cui collaboro, che è Jacopo Romei. C'è anche un bellissimo talk fatto a Roma nel 2019 al Freelance Camp. Se seguite il QR code mi sa che vi punta all'Exchange Contracts, ma cercate anche il video a Roma, perché parla proprio di contratti attorno al tema del valore. Secondo tema dei valori, come gestire la parte economica. Qui ti parlo Jacopo Romei, perché con lui abbiamo iniziato ad allenarci a questa cosa anche di creare dei contratti che non sono solo tempo e materiale, non ti vendo solo output e ore lavorate, ma ti vendo valore. Con Jacopo abbiamo imparato questa tecnica che si chiama credit accounting, significa, tradotto, è tipo la contabilità del credito. Tradotto di nuovo significa, se stiamo lavorando in due, in tre, in quattro, in un progetto, tipo quattro professionisti freelance diversi, come ci distribuiamo il denaro alla fine? E abbiamo provato a sperimentare questa tecnica per distribuirci il denaro alla fine di un progetto fatto insieme. Progetto fittizio, progetto Lampredotto, Marco, Ivano e Jacopo. Portate pazienza perché qui esce la parte più nerd di me, però volevo darvi una roba molto praticona. Budget 5.000 euro, siamo tre professionisti, tre freelance diversi. Esiste una tabella Excel con delle formule. Si parte col progetto, lavoriamo tipo un mese su questo progetto e ci diciamo, non decidiamo come dividerci i soldi, lo decidiamo alla fine. Perché lo decidiamo alla fine? Perché lo faremo in base a una regola, a un principio che dobbiamo seguire tutti insieme se vogliamo stare a questo tavolo. Ce lo divideremo in base alla percentuale di valore che ognuno di noi avrà portato a quel progetto. Tipo, se io sono stato ammalato per un mese, avrò contribuito zero, ok? Che però è molto più equo rispetto a dire a priori ci dividiamo la pagnotta in tre. Vi torna? Ok, che è facile dividere in tre. Che facciamo? Mettiamo su una colonna le aree, cioè diciamo, in questo progetto c'era tipo la lead generation, chi ha portato il cliente, abbiamo preparato l'offerta. Cioè decidiamo, spacchettiamo in attività il progetto che abbiamo fatto a posteriori, d'accordo? Poi facciamo questo, siamo in tre, Marco si era astenuto in questo caso perché non aveva lavorato. Ivano, Jacopo, quanto dite che sia il valore della lead generation in questo progetto? E quel numero lì è a caso, è tipo, io potevo dire anche 8.000, non sono euro, sono numeri, in realtà Lampredotti d'oro nel nostro caso, è una moneta fittizia. Sì, proprio per slegarci dal tema degli euro, ok? Boh, io dico 140 e Jacopo dice 100. Facciamo una media, che è 120, che è il valore del task. Vale 120 Lampredotti d'oro. Poi, e questa per me è stata la figata, votiamo alla cieca e diciamo quanto secondo noi è stato il nostro contributo in percentuale, da 0 a 100, su quel task, il mio, e qual è stato il mio percepito rispetto a Jacopo e Marco. Dico, guarda, io sulla lead generation ho fatto 0, Jacopo ha fatto 100 perché l'ha portato lui il cliente. Jacopo fa la stessa cosa e alla fine diciamo, ok, va il 0% di Lampredotti d'oro a Ivano e a Marco e il 100% va a Jacopo. A questo punto Jacopo, se finisse qui, si sta portando a casa tutto, perché se fosse solo lead generation ha portato a casa tutto. Si itera questo processo per tutte le altre aree. Si dice, ma quant'è invece il valore della preparazione dell'offerta per confronto sulla lead generation? Ah, è 50. E poi si vota. Alla fine quello che è successo è stato che se lo riempi per tutte le aree, questo progetto valore 5.000 euro, il Lampredotti d'oro 901. E alla fine Ivano si porta a casa 2.381,38 euro, Marco 87,40, perché alla fine per vari motivi si era sfilato, non poteva lavorarci, ha lavorato in realtà solo a fare l'offerta e ha preso 90 euro, Jacopo 2.531. Questa cosa qui ci ha permesso di regolare, di fare un esperimento, non lo usiamo sempre, ma io lo uso banalmente con Marco e siamo in due, per stabilire a posteriori come dividerci il denaro in base al valore che è stato dato in quel progetto. Nel 2019 io e Marco a un certo punto ci siamo fermati e abbiamo protetto del tempo intenzionalmente per dirci, guarda, abbiamo fatto anni insieme, proviamo a visualizzare i valori attorno ai quali noi lavoriamo insieme, cioè
cosa ci accomuna? E abbiamo fatto un workshop, pagando in realtà un professionista esterno, Omar Vulpinari in questo caso, che ci ha guidati attraverso una serie di fasi, quello del brand sprint. Potreste farlo in altri mille modi, anche se non lo conoscete, dateci un'occhiata. Funziona anche, secondo me, se lo fate per voi stessi e voi stesse. E due cose importanti che abbiamo fatto è stato chiederci che cosa facciamo, come lo facciamo e soprattutto il perché. E ne abbiamo tirati fuori una serie di post-it che raccontano come effettivamente noi ci muoviamo nelle attività e nel lavoro che facciamo. Ci abbiamo tirato fuori un manifesto che ci ha permesso di creare una rete di valori e principi. Sostanzialmente per me questa roba qua mi serve sempre un po' come cartina tornasole per dire la cosa che sto facendo è conforme a quello che magari pensa Marco e anche a quello che penso io. Cioè, mi dà la possibilità di dire sì e no anche rispetto alle cose che prendo come incarichi lavorativi. Nel 2020, e questo è l'ultimo pezzettino della storia, passiamo da fisico a remoto. Io faccio anche il formatore, sono appassionato di percorsi di apprendimento per adulti. Ci inventiamo questo progetto che si chiama Kitto, cioè iniziamo a inscatolare e iniziamo a mandare a casa delle persone oggetti che poi utilizzeranno durante i nostri percorsi di formazione. E Kitto diventa per noi la scusa, perché è una scatola, cioè non è l'invenzione del secolo, per attivare altre collaborazioni. E questo è l'altro spunto che mi porto a casa dalla retrospettiva che ho fatto su me stesso. Il mio essere freelance è un tipo di freelance che mantiene il personal branding, quindi ho la mia indipendenza, cioè io su LinkedIn racconto anche di me stesso, ma racconto anche una narrativa che è quella di collaborazione. Collaborare con altri professionisti in maniera intenzionale, secondo me, ci offre più opzioni, non meno opzioni. Il fatto di attivare più opzioni ci rende anche più robusti in questo caso e ci permette di fare una cosa di sperimentare e evolvere, perché, e qui vi lascio, credo che, però questa è veramente la mia prospettiva rispetto all'essere freelance, in qualsiasi contesto voi qualsiasi cosa voi facciate dentro a questa stanza, significa essere probabilmente lavoratrici, lavoratori della conoscenza, quindi vi pagano per la vostra intelligenza e creatività per smazzare problemi complessi. E per farlo, cioè se volete stare in questo gioco, secondo me ha senso imparare spesso, ok? E in questa cosa qua, cioè tipo la traduco proprio spiccia, essere freelance per me è un processo di conoscenza, la metto giù così, cioè impariamo spesso se vogliamo stare a una certa partita. Per farlo probabilmente ci dobbiamo prendere cura spesso anche di sbloccare l'intenzionalità, cioè anche di imparare intenzionalmente, e il supporto per farlo sono per me tre ingredienti: la curiosità, l'ispirazione e il disimparare. La curiosità perché è l'innesco di ogni processo di apprendimento, cioè io tipo vivo di curiosità, cioè dal pranzo che abbiamo fatto prima a questa giornata vengo a questi eventi per stimolare curiosità. Qualcuno disse, non ricordo chi, che tipo gli esseri umani sono progettati per rispondere con più curiosità a curiosità, quindi questa roba diventa, volendo, anche ispirazione per gli altri. Quindi tipo essere curiosi significa che posso stimolare l'altro a fare lo stesso e farci ispirare da persone che consideriamo autorevoli su un certo tema. Ci permette di stimolare nuovamente la nostra curiosità. Stimolando la curiosità impariamo, cioè evolviamo come esseri umani e come lavoratrici e lavoratori della conoscenza. L'ultimo pezzo è il disimparare, cioè per me collaborare con altri professionisti, cioè stare dentro la stessa stanza, dividere la pagnotta o i lampredotti d'oro con un altro professionista, che spesso io intenzionalmente porto nella stanza anche professionisti che arrivano da aree molto laterali al mio, ok, in questo momento sono intrippato con il design. Portare designer nella mia vita mi ha fatto disimparare pezzi del mio mestiere. Disimparare significa sta roba, che spesso noi trattiamo anche il processo di conoscenza in maniera additiva, cioè aggiungiamo cose, cioè tipo andiamo a quel corso, facciamo quel master, leggiamo quel libro, è più. Disimparare in realtà è un po' questa roba qua, vi dice: ci sono dei pezzettini di quello che già sai
che potresti in realtà fare in maniera differente, cioè tipo reimparare. E per me reimparare spesso significa anche guardare gli altri come fanno la stessa cosa, quello che faccio io, ma in modo diverso, cioè è questa roba qua. E alla fine di questo processo è fai un passo avanti, cioè se disimpari e reimpari in realtà evolvi, fai un passo avanti. Slide nera, pausa. Se dovesse cadere un meteorite tipo addosso a me, solo a me, e dovesse finire qua, ricordatevi questa slide. Prima Roberta diceva, se ma trasmetti i tuoi valori se leggo il tuo profilo di LinkedIn, ci sto pensando, però quella roba lì ho pensato, ma se dovessi sintetizzarne uno soltanto. Il racconto che vi ho fatto è un racconto di ramificazioni, perché la mia vita, anche da freelance, ha funzionato in maniera intenzionale attorno veramente a un principio guida, che è quello di provare a mitigare l'incertezza, cioè creare un antidoto contro l'incertezza, sfruttando in maniera intenzionale, consapevole la sperimentazione, cioè creare anche dei tavoli a più mani con altri professionisti, esplicitando però che stiamo sperimentando, cioè che ci stiamo sperimentando. Se l'esperimento va bene, lo replicheremo, cioè ci faremo uscire un servizio in più che prima non avevamo. Se andrà male, avrò probabilmente alla peggio disimparato e reimparato, mi porterò a casa un pezzo di evoluzione. Danke.